cultura moderna pronti, pubblico, ecco i nostri concorrenti, Aniello, Marianna, guardate che elementi, che personaggi, che talentuosi. Allora siamo pronti qui a Cultura Moderna, abbiamo purtroppo l'ambulanza accesa, vediamo i nomi, i cinque nomi a casa, uno di questi è il personaggio segreto, oddio mio, eccolo qua. Allora mi raccomando, tra pochissimo arriviamo con Cultura Moderna, cinque talentosi che si sfidano e uno si porterà a casa la vittoria. Cultura. Il prossimo concorrente viene dalla provincia di Palermo, si chiama Francesco Mandalà e imita Renato Zero. Eccolo, brava Laura. Oddio. Grazie mille, buonasera a tutti. Oddio, che costume strano, grazie, particolare. Grazie. Devo chiedere qua, che cos'è questo? Questo è una pelliccia. Questo sì, una pelliccia che praticamente... È una pelliccia che ricorda, che vestito è? Un, perché mi ricorda molto il Brasile, Brasile. Le cose esotiche, esatto, vero? Sì, sì. Allora Francesco, tu sei di? Partinico, provincia di Palermo. Di Palermo. Grazie mille pubblico. Grazie. Io ho tanti amici a Palermo, saluto sì, gli amici di Palermo. E cosa fai di particolare? Qual è il tuo numero? Sei ballerino? Sì. Vero? Ovviamente mi esibisco. Sei un artista di strada, fai teatri. Di strada, no. No, mica teatro, è una bella cosa essere un artista di strada, non è. No. Fai teatro. Sì, certo. Ah, sei un teatrante. Esatto. Vediamo il nostro Francesco, il teatrante. L'indirizzo ce l'ho, di tracciarti non è un problema, ti telefonerò, ti offrirò una serata strana, il pretesto lo sai, quattro dischi, un po' di whisky, woo! Sarò grande vedrai, dammi spazio e dopo mi dirai, oh, che maschio sei, lui chi è, come mai l'ha portato con te, il suo ruolo mi spieghi qual è, io volevo incontrarti da sola, se vai. E anche a lui! Grazie! Sì! Grazie mille! Perché mi guardi così? Ragazzi, no, è arrivata, purtroppo mi dicono gli autori, è arrivata una querela di Renato Zero. Ah, sì! Ce l'hai l'avvocato? Ciao Renato! Lo saluto! No, hai una bella voce, hai ballato benissimo. Grazie mille! Odio fare questo lavoro e dire queste cose, mi piacerebbe dirti la verità. Mi ricordi un po' Canebba, io te lo devo dire. Oh, grazie. Il triangolo, no! Canebba, stai seduto lì? Vieni qua, dai. No, 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 fermo, lascialo là, fermo. Ma perché non puoi, dai? Allora, ti... Ragazzi, numero uno. Scusate, pare quelli che hanno girato canale. Chiediamo scusa ai nostri spettatori di questo teatrino. Però lui è stato veramente, veramente, ma non perché qui, imbarazzante. Ed è un complimento, grazie. Certo. E io chiedo scusa ai siciliani. Il triangolo no! Non l'avevo considerato. Sentite che voce cacofonica che ha. Vediamo gli indizi. No! Ma no, esperto! Ma almeno meritava di non venire. No, leggiamo l'indizio. Simonello. No, l'esperto, l'audio francese. Okay. Lui meritava di non venire, perché se deve venire e dare questi conteggi, dice non ho mai indossato la maglia viola. Tu che sei un esperto di calcio? Insomma. Non me la... Allora scusami, la maglia viola secondo te che maglia è? Maglia viola? È Fiorentina mi sembra. Eccolo! Fermi! Sentite un po'. La maglia della Fiorentina. Vedete che lo sa. Ah. Prego Francesco, in bocca al lupo, grazie, da quella parte. Grazie, viva il lupo, ciao! Puoi entrare. Eccoli, baldanzosi!
più. Aniello. Marianna, Francesco, Alessandro e infine Ilaria. Allora, adesso chiedo chi è il vincitore di questa puntata che farà il gioco finale. Vediamolo, l'esperto Alessandro Bullotto. Alessandro, forse non ci siamo capiti. Basta, non ci siamo capiti, Alessandro, tu continui a farmi così, sei pieno di farina, mi hai sporcato, basta, i complimenti non li voglio, però vedo ti sei pulito tu, Dunque, nazionale acrobatica, pizzaioli nel 1987 l'hai vinta? No, questa è quando è nata proprio... Ecco, però diciamolo, chi legge 1907 dice, ma invece hai visto come lui si muove, l'unica cosa, sa 3 ore e 40 per farla. Allora, siamo pronti per giocare? Signori, il gioco finale, chi è questa leggenda? Scopriamolo subito, pubblico, con il nostro Alessandro. Alessandro. Allora, eccoci. No, scherzo, andatela a trovare. Perché lui fa le acrobazie. Allora, siamo pronti per giocare? Emozionati. E qualcuno ha cercato anche di decapitarlo, va bene? Allora, prego, puoi premere il pulsante. Dopo ti darò i nomi. Anzi, facciamo una cosa, blocca. Perché a casa li ho dati, qui li stiamo vedendo, ma li vogliamo far. Eccoli, Alex Del Piero, Giuseppe Bergomi, Marco Tardelli, Paolo Rossi e Roberto Baggio. Ragazzi, quando ho parlato di una leggenda, avevo ragione? Bene. Allora. Esatto. Ecco. Allora. Sì. Mi devi dire tra Del Piero, Bergomi, Tardelli, Rossi e Baggio, 5 nomi incredibili che ci hanno divertito per tutti. Vuoi eliminare? Sì. Ha giocato nella Juventus, Alex Del Piero, però mi dice lo vuoi eliminare perché? Secondo me. Chi è che vuoi rovinare la. Al numero uno, dai, numero uno. Ah, togli Agnelli. Rileggiamo i nomi: Bergomi, Tardelli, Paolo Rossi, Baggio, a casa. Chi è il personaggio segreto? Lo stiamo scoprendo, lui ha degli indizi. Anche voi insieme capiremo chi è. E ci giochiamo quanto, Alessandro? Alessandro? Non lo so. 100.000 euro, Alessandro. Oh, bene. Magari. Vediamoci, pulsante. A te la parola, Alessandro, il tempo scaduto. Baggio. Sì, ti avevo chiesto una spiegazione prima, invece l'hai detto subito. Forse hai le idee chiare perché? Perché ti vedo sicuro, a chi lo vogliamo assegnare? Al numero 2. Ah, tu vai così. Dunque, se Cesco forse hai già fatto vincere qualcuno. Marianna, giusto? Perché i tuoi capelli coprono il volto. Baggio e Del Piero, restano Bergomi, Tardelli, Paolo Rossi. Adesso mi elimini un altro, poi ti do un'altra informazione. Prego, pulsante. Puoi leggere tu, per favore? Giocato a Italia-Germania, ma qui stiamo parlando di un gol. Se tu ricordi chi ha segnato a Italia-Germania, forse... E ci sono due che ha segnato gol, eh? Beh, e quelli da eliminare sono 3. Insomma, non è difficile, eh? Andiamo a eliminare quello, sì, che secondo te non sta nei due. Giuseppe Bergomi. Elimino Giuseppe Bergomi. Aspetta, c'è una cosa che dice, attaccavo molto. Solo secondo me nella finale. Nella finale. È bello, è bello. Tira fuori la grinta, guarda. Cosa vuoi? Tira fuori la grinta. Ah. Ma questa è Canepa. Sì, esatto. No, come... no, la grinta, ma... quando facevi Luchi è, lì eri forte. Luchi è... Niente, ha rifatto Canepa. Fare come Canepa. No, ma gli vanno le piume negli occhi. Ti carichi, capisci? Che bel programma. Hai tolto Bergomi, a chi lo vogliamo dare? Tra Francesco e Ilaria. A Renato Zero, sta al numero 3. A Renato Zero? Io traduco perché lui... Numero 3. Parla col codice fiscale, non leva le vocali. Con mal di gola sono arrivato dalla... Ah, il mal di gola? Vieni qui. Perché adesso è rimasto... Vieni qui, 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 Ilaria. Perché adesso arriva l'informazione. Parla a Ilaria. O forse l'ha già dato. Adesso arriva l'ambulanza. Prego. Ah! Ah!
ecco l'informazione a casa, sono attenzione. Donald Trump, l'indizio ambiguo. Cara, cioè vuole ballare? Vado avanti sono perché Alessandro è concentrato. Sono stato ballerino da mille e una notte. Cosa farà? Piano, si porterà a casa la vittoria. E giocherà. Non lo guardate in questo programma. Lo sarà il campione oppure porterà. Regalerà. Forse ha già dato a uno dei tre. O farà vincere questa madamigella cantante attrice porno star. No, no, no. Non è una porno star. Io ho visto un suo film, si è visto anche la faccia, si è vista, eh? Chiamo. Sì, sì, sto guardando. Sto a casa stanno dicendo, ma perché tra Marco Tardelli e Paolo Rossi, parliamo di un gol 56esimo, Italia-Germania, dove l'Italia, te lo dico, ha vinto 3-1, giusto? Fermi. Parliamo di un uomo che ha più di 50 anni, hai fatto bene a togliere Alex Del Piero, mi devi dire, e hai 30 secondi, gli ultimi, premi il pulsante, manderà un video, forse Marco, forse Paolo, se c'è qualche indizio che ti ispira parliamo. Sì. Ha giocato con altre squadre? Eh? Quale preferisci? Devo usare la psicologia inversa e quindi dire quello che non penso così. Bravo, allora non dire nulla. Giustamente dice uso la psicologia inversa così faccio cascare lui nel tranello. Allora Alessandro, il tempo è scaduto, abbiamo fatto una bella puntata, ma adesso... Devo eliminare o scegliere? L'uno vale l'altro, io ti chiedo, come c'è un regolamento, perché c'è un notaio che purtroppo tu non lo sai, ma è anche meticoloso, mi viene sempre dietro le quinte, Teo, questo lo puoi dire, questo lo puoi fare, però lo capisco, insomma, cioè, ci sono dei soldi, un premio, devi eliminare, quello che dirai è quello da eliminare, non ti sbagliare. Ok, io elimino Paolo Rossi. C'è un signore che dice giusto, dategli il microfono subito, si alzi! Tutto... ha buttato il ferro da stiro, mi dica, lei, mamma mia che voce, e mi dica perché al 56esimo, sì. Infatti il primo gol è... avendo scelto Tardelli, il personaggio segreto è Tardelli, no. Lei che lavoro fa nella vita? Ma io dico, si è chiesto perché non lavora e soprattutto, ma perché si fa l'affari sua? Sono 8 anni. Mazza, quanti anni ha lei, scusi? Io. Ah, pensavo molto più vecchio, complimenti. Si sieda. Allora... signori, Alessandro ha la lacrimuccia, pensa alla figlia. La Ilaria vuole andare. Walter Santillo, scusa, chiedo scusa a Riccio, al pubblico a casa. Walter Santillo, il nostro adore, è un malato che mi chiede che hai 63 anni il numero della ragazza. Vergognati, mi fa schifo questa cosa. Misterioso, via. Per 100.000 euro. Paolo Rossi! Chi è quel demente in mezzo al pubblico che ha rovinato la gara? Signori. Non volendo, la campionessa di questa puntata, single di Milano, Santillo, basta, io vado via, scusa, ci vediamo alla prossima, e va! Chi più sa, più, chi più sa.